Ciao ciao. Welcome, io sono Miss Motidico, sono felice di averti qui. La passerina ha cinguettato. Edoardo Donna Maria parla con Luca e Nikita del rapporto con Antonella e Croin dispettisce di essere stanco. Domenica Edoardo ha minacciato di lasciare il gioco e si è sfogato con Nikita e Luca, di non riuscire a vivere bene il rapporto e che non riesce a sopportare quando racconta ad altri le loro cose, e ha confidato che se fossero stati fuori sarebbe andato via per qualche giorno, e poi prosegue. Scrivi nei commenti come la pensi. Vi giuro che se potessi tornare a casa, me ne andrei oggi stesso. Io prendo ed esco da sta casa, perché non sto bene qui dentro. Non sopporto le sue cavolate che fa lei, che vuole creare sempre le stesse dinamiche. Mi ha rotto, vorrei avere l'età, e di uscire da qui. Mi viene voglia di tirare testate al muro, devo sfogarmi e parlare. A lei piace che io sto così male, lei alza l'asticella e io non riesco. Io cerco una persona che mi vuole bene e non che mi fa le cose per infastidirmi. Si mette anche le camicie di Antonino per infastidirmi, fa le cose apposta per farmi rosicare, è un imbecille, mentre lei ride io sono qui a stare male. Io ho parlato più volte con Antonella in merito ad Antonino e sui suoi comportamenti irrispettosi anche avuti verso Oriana, ma Antonella l'ha pure difeso. Io non riesco nemmeno a fare più il nome di Antonino. Amica o amico, sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. Vediamo se funziona. Mi hanno detto che per prendere più likes devo mostrare la fagiana. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni. Un saluto da Miss Motidico. Ciao ciao. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri favolosi video? Clicca sul filmato scelto. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella e lasciare un like e commentare. Cercaci anche negli altri social Chiacchiere in TV. Per noi è importante e ci ripaga per il lavoro svolto. Un buon cammino nella vita. Ciao ciao.